Ricominciamo un po' da capo da questo progetto, no? Tu dicevi che è nato a teatro, no? Come sono nati Nello e Rufetto? Perché proprio l'idea di questi due ladri sfigati? A teatro nasceva da una collaborazione con Daniele Costantini, un mio amico sceneggiatore e autore anche teatrale. Raccontavo le storie e le disavventure di Nello e Rufetto, due rapinatori maldestri e sfortunati. Il tono dei racconti teatrali era un po' surreale, funzionava tantissimo a teatro. Quando abbiamo deciso di farne il film, abbiamo per forza di cose dovuto rivedere un po' il tono, proprio per portarlo alla realtà, per rendere tutto più credibile, anche quello che poi si rivela avvenimenti surreali, rivelano avvenimenti surreali. Quindi è stato, diciamo, la scelta era già su lui. Io anche quando recitavo a teatro pensavo a lui. E così è stato quando abbiamo scritto. E pensando proprio che avrei recitato con lui, la scrittura è venuta abbastanza naturale. Voi avete lavorato tante volte insieme, no? Ma mai un progetto che vi vede proprio protagonisti Sì. assoluti. Ricky, cosa è cambiato avendo lui non solo come partner, ma anche dietro la macchina da presa? Beh, sicuramente è cambiato il rapporto con il regista che mi stava più simpatico in questo caso. In tanti casi un po' meno, non in tutti, non in tutti. Beh, poi non è cambiato tanto, io dice, non so che io dicevo prima, che anche il rapporto nostro tra colleghi su altri set è sempre stato un po' più, comunque lui più verso la parte più attento, più tante volte ho detto a Gio, ma sta scena, secondo te come la devo fare? E l'uomo diceva, lui tante volte diceva, dammi retta, fa sta cosa, non fa questa, fa. Quindi non c'è stato sto grande shock a essere diretto da lui, mi sembrava una cosa abbastanza naturale. Poi, ripeto, fidandomi, conoscendolo, sapendo chi era, quello che ha fatto, è andato veramente tutto liscio. Non ci ho avuto mai un attimo di dubbio, dico che stiamo a fare. Non mi sono proprio posto il problema, cosa che invece faccio qualche volta quando lavoro con altri registi, che insomma vedo un po'. Stavolta sapevo anzi, sapevo che lui è talmente poi pure abbastanza, dico, paranoico su quello che deve fare, che proprio io stavo proprio tranquillo, stavo con i ciabatti, devo dire, Gio, che devo fare? E facevo. E appunto il tono di questo film stupisce, no? Perché fa ridere, è molto divertente, soprattutto la parte dei camei, devo dire che è fantastica. Ma appunto a un certo punto va oltre, no? Tu dicevi prima era surreale, qui più che surreale invece si va proprio su un tono che mi ha ricordato molto la classica commedia all'italiana. Stamane è stato citato Sergio Citti, ma Monicelli, i soliti ignoti, no? Sono dei personaggi immortali, no? Una specie di commedia dell'arte. Come li vivi te, questi personaggi? Non è stata pensata a tavolino, è qualcosa che è dentro di noi, è del nostro senso dell'umorismo, come ripeto, siamo cresciuti formando il nostro senso dell'umorismo con Alberto Sordi, con i grandi della commedia all'italiana, che hanno anche dato un equilibrio tra quello che è anche il destino, no? Cioè la condizione iniziale e poi invece un grande cambiamento, che è anche un modo di vedere la vita con un po' di ottimismo, anche nella tragedia. E la tragedia e la comicità, ovviamente, già da 3.000 anni che è giusto, che si equilibra, Brano. equilibrano. I personaggi sono caratterizzati anche fisicamente, no? Per esempio, Ricky, tu sei molto diverso, no? Sei tutto. È Siete dovuto quasi un capo ragazzo. dimagrire, è dimagrito per Sì, ma fare questo anche. film, è Sì, e mi dimagrito. sono messo subito a paro appena finito. Il taglio di capelli, no? Cioè, Sì. mentre invece il personaggio di Giorgio sembra più duro, no? Più arrabbiato nei confronti della vita. Ecco, i personaggi, tu dici, era tutto scritto, no? Sono nati così o li avete anche un po' aggiustati mano a mano, insomma, come vi siete calati? Cioè, lui li conosceva perché li raccontava. Tu, per esempio, Ricky, ti sei trovato questo personaggio? Beh, un pochino lo conoscevo anch'io, nel senso che lui quando gli faceva a teatro, a parte ero andato a vederlo a teatro, poi comunque tanto tempo che stavamo appresso a sta sceneggiatura che lui scriveva, io ho letto praticamente tutte le stesure, credo, dalla prima all'ultima, quindi
quindi un po' lo conoscevo anche la primissima stesura, che era praticamente era qualcosa molto più vicino a quella teatrale, no? Un Sì, po' più era surreale, un po' più. più. Sì. E quindi ci sono arrivato gradualmente anch'io, quindi non ci ho avuto appunto neanche lì nessuno shock. Però il personaggio che ho interpretato era quello che era scritto sulla sceneggiatura. Una sceneggiatura è scritta bene, quando la sceneggiatura è scritta bene c'è bisogno di tante improvvisazioni. Noi abbiamo improvvisato tanto nella carriera nostra, ma perché comunque sia facciamo anche cose scritte velocemente, scritte all'ultimo tanto. E parecchie volte siamo intervenuti sistemando insomma un po' le cose, le battute, le scene, accorciando negli anni. Questa è una sceneggiatura scritta bene, l'abbiamo girata, io l'ho interpretata tranquillamente. E quindi non c'è nessuna improvvisazione, per esempio questi cammei, Marco Giallini non ha, No, ci ha messo del Marco suo. Giannini no, Valerio No, Mastandrea ci ha non messo l'ha. del suo. Alla Grün. E il resto no, noi forse, ma guarda, improvvisazione poca, perché quando scrivi un film ai dialoghi ci pensi, che sono importanti, quindi l'abbiamo pensato bene. Poi ovviamente qualche battuta, cose che sono venute a lui bellissime, abbiamo tenute, insomma, però non vi dico qual è, così pensate che è scritta da me. Perché è dato a lui problemi con le donne, poverino, cioè l'aspetto forse in cui uno si relaziona di più, perché lui tutto sommato è un bravo ragazzo, Lo so, no? ma è Beh, single. Dopo 4 anni di dopo carcere. 3 anni di carcere uno diventa un po' un animale, come è diventato Nello. No, comunque ora diciamo, secondo me il film è molto bello, no? Ed è un film molto Grazie. particolare. Se voi lo doveste pubblicizzare, cioè che dite al pubblico? Venite a vedere questo film per vedere Chiederei a cosa. Medusa, perché io non sono capace a pubblicizzare nulla di mio. E dico che è una commedia come tutte le commedie, anche un po' d'amaro che secondo me la bilancia e la fa diventare un pochino più col sale. Ecco. Ricky, sei soddisfatto con la sua Sì, definizione? è un film bello, secondo me è un bel film, è un film che è stato difficile, non da realizzare durante 5 settimane, è stato difficile realizzare da prima, è stato anche abbastanza difficile poterlo distribuire, però c'è stato tanto lavoro dietro, tanto amore, che anche solo per quello varrebbe la pena andarlo a vedere, perché se esce il 10% d'amore che tutti abbiamo messo in questo film, lascia soddisfatto il pubblico.